Buonasera, buonasera. Nuovo appuntamento con In cammino verso le elezioni. Apriamo questo appuntamento di questa nuova settimana con Agnese Timperanza. Buonasera. Rappresenterà Salve, buonasera a voi. nel corso della puntata, nel corso dei suoi 20 minuti, la lista Giorgio Vindigni, sindaco. Lei è candidata, e cominciamo questa intervista, lei è candidata al Consiglio Comunale di Scicli. Come nasce il suo impegno all'interno di questa lista che è particolarmente vicina, no, al candidato Giorgio Vindigni, Timperanza? Sì, salve, intanto vi ringrazio per lo spazio che mi avete dedicato. Il mio impegno nasce da un senso civico importante. Io lavoro sul territorio dal 2002, mi occupo da vicino di minori scolarizzati e nel passato ho avuto esperienza anche con i disabili, quindi sono molto vicina al mondo dei giovani. Sto con loro ogni giorno, quindi un po' proprio perché navigo dentro le scuole, le problematiche dei ragazzi che non sono soltanto scolastiche, ma sono soprattutto di disagio emotivo, di adattamento alla vita, della possibilità di un progetto di vita futuro. Mi sono sentita, ecco, nella condizione quest'anno di dire di partecipare un po' più da vicino e in maniera più diretta in questo impegno civile per la città, e sicuramente per tutta la città, ma in particolar modo non posso negarlo, vicino ai giovani e alle loro problematiche. Sicuramente la scelta della lista di Giorgio Vindigni, perché sono molto più vicina a questa corrente e sono stata attratta e conquistata dal progetto che si porta avanti, un progetto semplice dove, come dice la lista stessa, Giorgio Sindaco, cioè riprendiamoci il futuro restando con i piedi a terra, per cui sicuramente la situazione che abbiamo non è facilissima, non lo è da un punto di vista economico di bilancio comunale, non lo è da un punto di vista di ripercussioni che già si vedono dopo 2 anni di pandemia su tutti i fronti, per cui non si può spendere tempo a fare grandi progetti che non si possono realizzare. Bisogna partire dal concreto, con semplici cose. Questo è quello che mi ha affascinato di questo progetto, nel senso, niente grandi illusioni, niente grandi proposte che possono poi nel concreto essere irrealizzabili, ma cose piccole, spicciole, che però diventano concrete. Il sindaco a cui mi sono appoggiata, la scelta è stata deliberata dal fatto che comunque è una persona attiva sul territorio, intanto da un punto di vista imprenditoriale, ed essendo anch'io da 20 anni una libera professionista, conosco sulla mia pelle direttamente quali sono le difficoltà di un libero professionista, di non avere una sicurezza economica e ogni giorno di combattere per affermarsi, per riuscire a dare valore a quello che si sta facendo ed essere credibili. Quindi sicuramente Giorgio rappresenta una parte importante delle nostre attività commerciali, che non sto qui a menzionare perché conosciamo un po' tutti. Certo. Dall'altra parte, sicuramente è già una persona, a differenza mia, sicuramente con una grande esperienza politica all'interno del comune di Scicli, con vari ruoli già rivestiti. Quindi questo mi ha ispirato fiducia. Io, da un punto di vista politico, ho sicuramente nessuna esperienza, quindi è un po' un salto nel buio sotto questo punto di vista, ma sono fortemente motivata da quello che è l'impegno civile e il bisogno, l'esigenza di far sentire
diciamo nel concreto quali sono le esigenze dei ragazzi. Io mi occupo di ragazzi che hanno bisogni educativi speciali e purtroppo devo affermare che si conosce ancora poco di questo settore, spesso si confonde con ragazzi che hanno bisogno di un aiuto, cioè di un sostegno di tipo diverso, quando invece in realtà parliamo di ragazzi che sono normodotati, ma che quando devono impattarsi in una difficoltà della vita e a quest'età la loro difficoltà è una difficoltà di tipo didattica, scolastica, emotiva, allora loro diciamo inciampano. Allora su questi ragazzi che inciampano spesso ci si accanisce perché sono demotivati, non sono preparati, non hanno voglia di progettare e nessuno si ferma a pensare che forse non è che non sono motivati, forse il problema di fondo è che loro incontrano una difficoltà a trovare una strategia che possa aiutarli. Ecco, io mi occupo da 20 anni proprio di questa fetta, cioè di quei ragazzi che, passatemi il termine, magari possono essere definite le mele marce, nel senso quelli su cui non investire, non nel senso cattivo, ma quelli su cui non investire perché magari non possono continuare un percorso di studi, perché in maniera spicciola ci riduciamo a dire che loro forse non sono tagliati per lo studio. E allora con orgoglio dico che in 20 anni, insieme ad alcuni ragazzi, siamo arrivati al diploma e mi piace usare il termine insieme perché ci abbiamo lavorato insieme e loro stessi hanno dimostrato a loro, non agli altri, perché questo è il mio ruolo di educatore, io sono un pedagogista e quindi il mio ruolo è questo, dimostrare a loro stessi che valgono. Tanto da fare, di sicuro c'è tanto da fare per la città di Scicli, è Certo. ovvio che per formazione, per competenze acquisite nel tempo, il mio indirizzo principale è quello su cui mi sento più preparata è sicuramente il fronte dei servizi sociali, ma io vivo Scicli e sono una testimonianza reale di una persona che è andata via, che ha vissuto 15 anni nel nord Italia, perché dopo la carriera universitaria ho deciso di fermarmi in Veneto per approfondire la mia esperienza anche lavorativa. A un certo punto il richiamo della mia terra è stato più forte di qualsiasi altra cosa e il mio pensiero è stato questo, che da una parte in questa città lasciavo sicuramente la cosa più importante che ognuno di noi ha è della propria famiglia, quindi i miei parenti erano tutti qua, ma la cosa ancora più importante era che non tutti potevamo andare via da qua e cercare soluzioni altrove, qualcuno doveva tornare qua e pensare di portare qua quello che già in altri territori lontani da noi si faceva come amministrazione normale. E quindi mi sono armata di forza di volontà e nel 2002 sono scesa di nuovo a Scicli con l'intento di dire che avrei fatto qualcosa per i ragazzi di qua o comunque avrei fatto diventare pratica la mia teoria. Nel mio piccolo, a piccoli passi, mi sono mossa e oggi ho una realtà che è importante, ho uno studio e tante persone che comunque vengono e chiedono il mio sostegno per questo e quindi questo è quello che mi ha principalmente motivato, ecco. Lei diceva in inizio di intervento, io della politica conosco abbastanza, però guardo con particolare interesse a quello che è il sociale, i giovani, soprattutto per chi ha bisogno di una particolare
attenzione. Questa non crede che sia una proposta importante che meriterebbe poi, come dire, essere approfondita qualora dovesse arrivare un Certo. successo del candidato sindaco che lei sostiene, Certo. Timperanza? Certo, ovviamente. Cioè, ne sono certa, e questa è la cosa che mi ha motivato a dire di intraprendere questa candidatura. Io amo stare molto dietro le quinte, quindi comunque questo mi spiazza un po'. Io sono abituata a lavorare e ad andare avanti nel mio percorso senza necessariamente farmi luce. Quello che mi ha fatto luce è questa passione per il mio lavoro, per questo settore, e quindi di conseguenza un cantiere educativo costante che è stato in atto dal 2002, prima con una cooperativa, l'apertura di un centro polifunzionale, la possibilità con la cooperativa di avere dei servizi affidati dall'amministrazione comunale di Scicli, distretto sociosanitario, per cui questo mi ha dato la possibilità di sondare un po' tutti gli aspetti dei servizi sociali, perché mi sono occupata di anziani, mi sono occupata di disabili, mi sono occupata di minori. A un certo punto ho deciso di focalizzare la mia formazione su appunto i minori e su questi disturbi di apprendimento, questi bisogni educativi. Quindi io credo, così come ho già parlato nel lavoro di squadra che abbiamo fatto con tutti i rappresentanti, con il candidato a sindaco che ho scelto di appoggiare, di attenzionare particolarmente questo settore, di attenzionare particolarmente quello che è l'istituzione scolastica e quello che un comune può offrire alle istituzioni scolastiche come ulteriore supporto. E posso garantire, perché io sono in campo quotidianamente, e sono in campo quotidianamente con i ragazzi dai 6 anni ai 18, e posso dire che sì, è sempre stata dura, ma adesso in questo momento si registra veramente una situazione allarmante di cui nessuno parla. Abbiamo un tasso di dispersione scolastica che è molto alto, e non solo in provincia, ma anche nella nostra realtà comunale. Quindi io spessissimo cerco, attraverso i genitori, attraverso una rete con gli insegnanti, però capisco che tutto questo non basta, di non far arrendere ragazzi piccoli o grandi che vorrebbero mollare. E la mia domanda è questa: se permettiamo a un ragazzo di 12, 13, 14 anni di mollare adesso il suo percorso di vita, che per forza di cose deve essere un percorso innanzitutto di tipo scolastico, che cosa possiamo garantire a questi ragazzi? Certo. Oh, una cosa, in questo settore crede che ci sia abbastanza ancora da fare? Qual è la situazione che lei registra, insomma, a proposito di assistenza ai giovani, a chi ha particolarmente bisogno di essere seguito, insomma, per una crescita? Ecco, in questa direzione che cosa bisogna fare ancora a Scicli, visto che noi ci riferiamo al territorio di Scicli? Certo, allora io più che dire che cosa ancora Sì. bisogna fare, direi da che cosa dobbiamo ricominciare a fare, nel Ecco. senso che credo è vero che abbiamo una questione importante che non può essere sottovalutata, che è quella della possibilità economica di fondi che ci sono, non ci sono, e che quindi purtroppo non possiamo muovere niente se non abbiamo un budget economico. Però di sicuro quello che non ho visto fare è utilizzare in maniera appropriata e diciamo fino in fondo i fondi europei, tutto quello che comunque è stato mandato
anche alla Regione Sicilia e quindi ai singoli comuni per poter effettuare dei servizi molto più efficienti. Cioè, la mia domanda è perché spesso vengono anche diciamo, i genitori dei ragazzi che seguivo prima e non esiste più un centro dove la mattina poter ospitare i ragazzi che hanno delle disabilità. E quindi sollevare anche spesso genitori che sono tendenzialmente già ad un'età avanzata, quindi è un impegno gravoso, tre volte in più stare dietro a un adulto disabile che può già avere i suoi 35, 40, 45 anni, offrire loro una soluzione, una realtà. Io questo servizio non l'ho visto espletarlo a Scicli, o perlomeno non l'ho visto rendere pubblico. Quindi questa è una riflessione importante. Penso che all'interno delle scuole, così come esiste nella realtà della città di Ragusa, e in parte nella città di Modica, ma non esiste a Scicli, purtroppo ormai da quasi più di 25 anni, e questo per me è un danno assolutamente grave, la presenza di figure professionali specifiche e competenti all'interno di un'istituzione scolastica che possono essere d'aiuto all'utente, al minore, ma in questo momento serve di essere d'aiuto agli insegnanti, che è una classe di professionisti che sono sottoposti a una grossa mole di lavoro burocratico che deve essere e spesso copre il loro lavoro didattico e umano con i ragazzi, per cui c'è bisogno di sostegno. Certo. E questo non viene fatto. Penso da figlia di genitori anziani che per lavoro purtroppo non posso accudire costantemente come magari può fare sicuramente qualcun altro che rispetto a me non lavora, penso però a questi anziani adesso, 2 anni di pandemia e 2 anni di stare a casa, di rinunciare anche loro a quegli piccoli spazi che potevano avere. Lo vedo attraverso i miei genitori, ma anche i genitori di persone che conosco, che comunque si sono lasciati andare, che tendono ad essere un po' più tristi del solito. Dico, cosa offre Scicli rispetto a questo? Quindi per rispondere alla sua domanda, non credo che ci sia ancora qualcosa da fare, credo che ci sia molto da fare. Oh, siamo in chiusura di questo appuntamento che è scivolato via in maniera molto veloce. La lista di cui lei fa parte, lista Giorgio Vindigni Sindaco, è composta, credo, da persone, mi è parso di capire dal suo intervento, molto motivata, persone che hanno da spendere tanto per la città in termini di proposte, di energie. Ci può dare proprio, fare una brevissima cartolina in chiusura sulla lista Giorgio Vindigni Sindaco, Timperanza? Sì, la lista Giorgio Vindigni è una lista composta da persone che sono competenti in vari settori, per fortuna, insomma, e questo non è successo a caso, competenti in materie diverse, che questo ci permette di essere complementari, perché ovviamente ci permette di avere una visione un po' più olistica del territorio, perché ognuno competente per un settore può cercare di capire quali sono le esigenze rispetto a quello. Quindi questa è un'avventura, per quanto mi riguarda, molto motivante, su cui io ci credo molto. Credo molto nell'impegno che questa lista, o comunque il sindaco in primis, decide di mettere in campo, e credo e spero con veemenza che l'impegno rimane un impegno fatto di piccole cose ma concrete, perché non abbiamo più bisogno né di grandi parole,
né di grandi illusioni, ma bisogna scendere sul territorio, capire che si è e dire che si è dalla parte dei cittadini in un solo modo, cercando di ascoltare le loro esigenze. E con questa conclusione chiudiamo questa parte dell'appuntamento dedicato alle elezioni amministrative. Grazie ad Agnese Timperanza della lista Giorgio Vindigni, sindaco. Una buona campagna elettorale. Grazie, grazie a voi. Grazie. Salve. Buonasera a Danilo De Maio, a sostegno della candidata sindaco Caterina Riccotti. Grazie per essere in studio. Abbiamo prima visto Chiara Timperanza sostenere la candidatura di Giorgio Vindigni. Cominciamo a consumare questi 20 minuti. Perché, la domanda che faccio un po' a tutti in esordio, perché Danilo De Maio ha deciso, no, di spendersi ancora per la città. Ricordiamo il suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, di Consigliere Comunale. De Maio. Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, la mia candidatura nasce ovviamente, la risposta è insita nella sua domanda, dal fatto che appunto sia scesa in campo Caterina Riccotti. Caterina Riccotti che è innanzitutto un'amica, nonché una donna, un avvocato stimato e una professionista, diciamo, riconosciuta in città, ma è anche una politica eccellente. L'ho dimostrato in questi anni, l'ho dimostrato nel suo ruolo prima di vice sindaco, l'ho dimostrato anche con scelte dure e difficili come quello di abbandonare poi la sindacatura, diciamo, Giannone, ancora attualmente in atto, insomma, al comune di Scicli. Ovviamente la mia candidatura nasce a supporto di Caterina, perché crediamo fortemente che Caterina sia l'alternativa, la reale alternativa a quello che è il panorama politico sciclitano e che possa essere l'unica vera, insomma, politica, vera donna a guidare questa città per i prossimi 5 anni. E lei diceva: io sono rimasto in campo perché voglio dare, no, una mano d'aiuto all'amica, alla candidata a sindaco. Ci sono oggi i presupposti per poter migliorare, no, quella che è stata un po' l'azione amministrativa di Start Scicli per questa città? Guardi, Start Scicli esisteva prima della giunta Giannone, adesso sono più di 10 anni che Start Scicli, insomma, si è formato, insomma, questo gruppo che nasce come un'associazione politico-culturale. C'è stata durante i 5 anni Giannone, seppur con le vicissitudini che conosciamo, e ci sarà sicuramente anche dopo, chiunque sia il sindaco, è ovvio che auspichiamo che sia Caterina Riccotti. I presupposti certo che ci sono, abbiamo iniziato un percorso durante la giunta Giannone, un percorso dove tante cose sono state fatte, ci sono stati reali cambiamenti, molto spesso purtroppo non arrivavano fuori alla gente ma restavano dentro l'ente, ma vi assicuro che in questi anni tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare. Abbiamo seminato tantissimo, abbiamo fatto tanti progetti che purtroppo poi, come abbiamo sempre detto, non si possono esaurire in una sindacatura. Inoltre, diciamo, questo incidente di percorso, lo voglio chiamare così, che ci ha portato ad abbandonare poi la coalizione, non ci ha permesso, insomma, di terminare molte cose che avevamo iniziato. Però chiaramente i presupposti ci sono, e ci sono partendo da quello che ho detto prima, dal fatto che Caterina Riccotti sia la persona giusta a poter completare, anzi a poter portare avanti tutte quelle cose che erano partite durante la sindacatura Giannone. Il suo sostegno a cosa si limita? Cioè, è abbastanza ampio? Anche pensa lei a poter dare un contributo collaborando fianco a fianco in un'eventuale azione amministrativa? Ci faccia un po' capire se il suo impegno ha un limite oppure abbraccia... Ecco. Sì, no, ovviamente uno non pone mai limiti a quello che può essere l'impegno politico in questo caso. È chiaro che io faccio parte di questo gruppo, sono il fondatore, insomma, di questo gruppo, e quindi sarò sempre al servizio sia del gruppo, in questo caso appunto del candidato sindaco. Il mio impegno è totale, chiaramente, stiamo ultimando il programma che uscirà a breve, un programma molto semplice, pochi punti ma fattibili, nulla di così eclatante, il famoso libro dei sogni di cui si parla spesso, sì. Nessun programma fatto a stampone, uso questo termine, come poi il cittadino dice sempre: sono tutti uguali i programmi. Ecco, assolutamente no, quindi il mio impegno è totale sotto tutti i punti di vista. È chiaro che poi, qualora, insomma, si dovesse vincere l'elezione,
e insomma mi verrà chiesto, diciamo così, di impegnarmi in ulteriore altro, poi impegno. chiaramente prenderemo in considerazione quello che sarà, diciamo, quello che succederà poi in seguito, ecco. Oh, nei giorni scorsi è spuntato il sesto candidato alla poltrona di sindaco. Possiamo aiutare un po' il cittadino a capire meglio la situazione che si è creata? È arrivata la candidatura di Rita Trovato, al momento solo in quota per Laboratorio Scicli, poi lì vedranno loro con chi possono allearsi, cioè, quindi ha dato questa disponibilità. Il fatto che ci siano sei candidati, no? Cioè, il cittadino è chiamato a compiere una scelta importante. Questa è una delle tante domande che ripeto, perché scegliere Caterina Ricotti anziché gli altri cinque, visto che adesso sono sei? Chiaro, no, ci mancherebbe. Giustamente il cittadino rischia anche di essere disorientato. Io voglio fare solo una parentesi rispetto alla domanda che mi ha fatto, perché da un certo punto di vista questa rappresenta una sconfitta per la politica locale, perché avere sei candidati a sindaco in un paesino di 27.000 abitanti significa che non si è mai riusciti realmente a trovare quella sintesi, quell'unione, perché questa è. Al di fuori dei colori politici o di tante altre ragioni che poi portano a dividersi invece che a unirsi, per cercare invece appunto l'unione per l'unico scopo che dovrebbe essere il bene della città. Questa da un certo punto di vista, da un certo punto di vista sì, è una sconfitta, però devo dire, e ritorno un po' a quelli che sono i meriti invece della scorsa legislatura, della giunta Giannone, del sindaco, per carità, diamo a Cesare quel che è di Cesare, che il fatto che ci siano così tante persone che invece vogliono impegnarsi in politica significa che evidentemente questi 5 anni qualcosa di buono l'hanno lasciato, hanno riportato la cosiddetta normalità politica, perché il confronto aspro, duro o diciamo leggero che possa essere, va sempre bene se si confronta, se ci si confronta sul piano politico. Perché diciamo, il cittadino dovrebbe scegliere Caterina Ricotti? L'ho detto prima e lo ripeto, Caterina Ricotti è l'unica alternativa. E adesso sì, è vero, è uscita la candidatura di Rita Trovato, però fino a ieri, diciamo così, Caterina Ricotti era l'unica donna, l'unico sindaco donna che ha il coraggio di andare a scontrarsi contro politici di razza, come gli altri candidati a sindaco, gente che comunque fa politica da tanto, tanto tempo, più di noi sicuramente. È una donna che ha ovviamente tutte le carte in regola, ha fatto un'esperienza da vice sindaco, in questi ultimi 5 anni conosce l'ente ormai come le sue tasche, ha affrontato la parte dei servizi sociali, la parte della contabilità dell'ente, che sappiamo è il problema più grosso, la parte economica dell'ente. È una donna che oggi è nelle condizioni di poter guidare sicuramente bene questo paese, di portarlo ad un livello superiore, che è quello che cerchiamo da fare da questi ultimi 5 anni. Lei diceva bene, stiamo lavorando sul programma perché il programma non è vero che è uguale, sono tutti uguali, ci sono delle differenziazioni. In che modo voi proponendovi alla città, no, volete incidere in questo cambio di passo? Caterina Ricotti l'altra sera parlava proprio di questo cambio di passo, la nostra proposta deve essere incisiva, importante, deve colpire il cittadino, dobbiamo interessare sempre di più il cittadino, chi va a votare e chi poi si attende di essere amministrato bene in un certo modo, senza tante chiacchiere ma con fatti concreti. De Maio. Sì, guardi, diciamo anche questa volta la risposta è nella sua domanda. Noi siamo stati 5 anni, quasi 5 anni, perché sono 4 anni e qualcosa, insomma, all'interno dell'ente. Abbiamo realmente contezza di quelle che sono le difficoltà dell'ente, di quello che i cittadini realmente vogliono e di che cosa ha bisogno questo paese. Perché il nostro programma può incidere di più rispetto a quello degli altri? Perché conosciamo da dentro quelle che sono realmente le difficoltà. E io l'ho detto più volte e lo ripeto, l'ente è una macchina che continua a muoversi. Se quando tu vai dentro questa macchina già sai come guidarla e la fai camminare e la fai andare più veloce, allora tutto funziona. Se tu entri in questa macchina e devi ancora capire dove sta il motore, dove sta l'acceleratore, dove sta il cambio, è chiaro che avrai bisogno di tempo per ripartire, ma nel frattempo si va sempre più giù. Quindi la forza della candidatura di Caterina Ricotti, di questo gruppo, sta proprio nell'esperienza maturata in questi 5 anni e nel sapere cosa serve alla città e ai cittadini. Io in tutte le occasioni in cui la candidata a sindaco Caterina Ricotti è uscita al pubblico, pubblicamente, ho trovato sempre lei. E
Intanto l'importanza dei presidi, no? Cioè, ci sono dei presidi nel centro storico, altri presidi farete successivamente a Iungi, poi mi pare a San Giuseppe, se non faccio confusione, perché badare con tanti candidati poi Certo, è chiaro. certe volte. Ecco, la vicinanza alla città, quanto è importante? Penso che sia la cosa più importante. Molto spesso è capitato, in alcuni momenti è capitato anche nella scorsa amministrazione, che poi essendo molto presi da quelle che sono le dinamiche interne della macchina ente comune, si perde un po' il contatto con i cittadini, col cittadino. Ecco, è da questo che vogliamo ripartire e che stiamo ripartendo. Penso all'inaugurazione della sede di Santa Maria la Nova. È stato un momento importantissimo perché siamo stati a contatto con la gente. Penso alla presentazione del candidato al villaggio Iungi, che è stata insomma, una sorta di ritorno al passato, a quello che fu il sabato del villaggio di una volta, dove il cittadino veniva lì a raccogliere nuovamente le idee dei giovani, di qualsiasi cittadino. Anche abbiamo quest'ape insomma, delle idee che Delle idee. portiamo dietro in ogni appuntamento, proprio perché. Quello che non bisogna mai perdere è che bisogna coltivare il contatto col cittadino, perché poi in realtà noi rappresentiamo il cittadino, non siamo dentro l'ente perché dobbiamo fare chissà che cosa, dobbiamo semplicemente portare avanti le istanze dei cittadini. Quindi partire dalla base è la cosa più importante. Che cosa chiede il cittadino a Start Cicli ai suoi alleati? E poi parleremo anche degli alleati, insomma, visto che Start è la locomotiva, poi ci sono gli alleati, ma questo poi lo affronteremo più tardi. Il cittadino che cosa chiede in particolare a Beh, il Start? cittadino chiede ovviamente una qualità della vita migliore, che parte dal avere i servizi, chiaramente, perché è questo un po' che poi ci fa vivere bene in una comunità come Scicli, dove insomma non ci sono grossissime pretese, ma il cittadino chiaramente vuole i servizi, vuole pagare il giusto per i servizi che riceve e soprattutto vuole la sicurezza di questa città. Che devo dire, insomma, negli anni si sono fatti grossi passi avanti anche su questo, ma più di tutto vuole. Il famoso palazzo di vetro, dove tutto è trasparente, dove ognuno si può sentire a casa, dove se io vado in comune sono ricevuto, vengo ascoltato e se ho un problema trovo chi mi risolve questo problema. Ecco, questa è la richiesta più grande che abbiamo dal popolo, proprio dal cittadino. Non ci sono pretese ovviamente che ci possono essere una grande città, come chissà quale grande infrastruttura, però i servizi, ecco, il servizio e l'accoglienza del cittadino. Start ci ha messo, come si dice, il pallone, no? Per giocare, ci ha messo la candidata, ci ha messo anche la faccia, noi siamo qui, chi vuole seguire questo progetto può farlo. E con voi c'è il Partito Socialista, c'è anche Italia Viva, ma voi continuate a dire, noi siamo aperti anche a chi vorrà partecipare, come dire, a questo grande progetto di cui voi parlate. Start, ruolo che vi responsabilizza ancora di più, Start e i suoi alleati, ne possiamo parlare? Come no, certo. I nostri alleati, guardi, faccio solo una premessa. La candidatura di Caterina Ricotti, come avete potuto ben vedere, non è uscita subito. E questo c'è una ragione, perché più che mai oggi fare il sindaco, ecco, di una qualsiasi città che va da Milano a Roma a Scicli è una responsabilità enorme, perché ormai i sindaci sono investiti di responsabilità che non hanno nemmeno i deputati o altre cariche forse più in alto. Quindi è stata una scelta molto ponderata e come si fa sempre, proprio per evitare di fare scelte affrettate che poi non portino a niente, si è cercato di costruire attorno alla candidatura un gruppo che potesse realmente rispondere a quello che è il progetto, della candidatura di Caterina Ricotti. Abbiamo trovato nel nostro percorso la disponibilità a sposare questo progetto in primis del Partito Socialista, che si porta dietro un bagaglio di esperienze non indifferente, perché parliamo di ex sindaci, di persone che sono state per tanti anni tra gli scanni del Consiglio Comunale, persone che hanno avuto anche dei ruoli a livello provinciale, addirittura anche a livello regionale, quindi persone con un bagaglio di esperienza importante. O Italia Viva, che ha la rappresentanza, diciamo, a Scicli con Marianna Buscema. Insomma, dei compagni di viaggio che hanno arricchito e che stanno dando un grosso contributo alla causa di Start Scicli, che come sapete è un gruppo molto folto, siamo tanti, ma avevamo bisogno comunque di altre pedine. Abbiamo sempre creduto nel rapporto tra giovani e meno giovani, uso il termine meno giovani per non offendere nessuno, proprio perché il bagaglio di esperienza è la cosa poi fondamentale. Come diceva, lo ha detto più volte anche Caterina. Noi siamo aperti a chiunque voglia sposare questo progetto. È chiaro che noi siamo
una coalizione di centrosinistra. Questo l'abbiamo detto, ribadito più volte, quindi sicuramente non andiamo a cercare i nostri partner in un'area di centrodestra come potrebbero essere certo. quelle di altri candidati, rimaniamo nell'ambito del centrosinistra. Siamo sempre aperti perché comunque rimangono ancora gruppi che non hanno fatto una scelta, pensiamo alla coalizione del sindaco che ancora non ha fatto una scelta. È chiaro che vogliamo essere diversi dagli altri e quindi vogliamo ragionare su quelli che sono intanto i programmi, come dicevamo prima, ma quello che è il progetto più generale. Il progetto deve continuare quel rinnovamento che era partito 5 anni fa e che deve compiersi con la prossima legislatura. Siamo verso la parte conclusiva di questa puntata del suo spazio. Si diceva l'altra volta anche con Caterina Riccotti che Start Cicli, i suoi alleati, punteranno oltre che avere la candidatura, cioè vincere queste elezioni, fare anche una forte squadra, no? Che possa essere forte in consiglio comunale e che possa avere anche dei punti di riferimento fuori la città, no? Si immagina a livello regionale, a livello nazionale. State ragionando, e ripeto la domanda stasera anche a lei, in questa prospettiva, cioè vi state come dire, preparando anche a questo? Allora, ovviamente si farà un passo alla volta, questo è chiaro. L'obiettivo però rimane solo ed esclusivamente il 12 giugno, quindi l'elezione comunale. Stiamo cercando di mettere insieme in primis una squadra assessoriale di livello che unisca la parte tecnica che abbiamo visto essere funzionale con la Giunta Giannone, ma che non basta, quindi dove il riferimento politico più ad alta scala, purtroppo per come funziona, o per fortuna, non so, per come funziona il nostro ordinamento politico, è importante, perché penso ai finanziamenti che possono arrivare per opere pubbliche, piuttosto che ad altre tipologie di finanziamenti o ad altre azioni che si possono compiere che hanno bisogno sempre di un appoggio a livello sia regionale che nazionale. Però è chiaro che questo verrà o comunque si approfondirà in un secondo momento. Al momento si cerca di creare e completare la squadra assessoriale, completarla con, ripeto, delle... Adesso darete in prima battuta 3 nomi. Adesso daremo 3 nomi, il terzo nome diciamo sarà poco prima insomma, poi del rush finale, e cercheremo di dare 3 nomi che già siano indirizzati su degli assessorati, perché sappiamo benissimo che, in particolare l'abbiamo visto negli ultimi tempi, gli assessorati diciamo, che faranno la differenza sono sempre quello che riguarda la parte economica, okay, il bilancio dell'ente, che è sempre stato il pallino, il cruccio, insomma il problema di queste ultime amministrazioni, la questione ecologia. Con l'ultimo assessore insomma, si è fatto un bel passo avanti, ma se questa cosa non si porta avanti e non si continua, si rischia di ritornare indietro nel baratro insomma, degli ultimi posti nella provincia, come siamo stati per quindi lei stasera ci sta dicendo che... E poi voglio completare solo una cosa importantissima che non sempre viene ripetuta, lo sguardo sempre ai più deboli. Ricordiamo che stiamo uscendo da una pandemia globale che ha creato e che ha lasciato uno strascico di difficoltà, voglio usare questo termine per non usarne altre, molto importante, dove tante persone sono rimaste indietro. Queste persone devono invece essere messe nelle condizioni di poter ricominciare, di poter essere messe a livello di tutti, di poter vivere una vita dignitosa. Purtroppo molte situazioni di disagio si sono create in questi mesi, in questo ultimo anno dove siamo stati fuori dall'amministrazione, abbiamo continuato a dare supporto a molte famiglie che hanno avuto difficoltà in tanti modi, ma così come l'ha fatta tanta parte della comunità scicritana, questo va sempre riconosciuto a Scicli, che quando ha bisogno di qualcosa si mette sempre al servizio, però questo non lo dobbiamo dimenticare. E il terzo assessorato sarà anch'esso una pedina importante per questo settore. A proposito di raccolta rifiuti, di ecologia, stavo per fare una domanda. Questo vuol dire che Bruno Mirabella potrebbe trovare, no, posto in questa squadra? Guardi, è un mio personale auspicio, perché Bruno ha fatto un lavoro egregio negli ultimi anni, esatto. È chiaro che in questo momento l'ingegnere Mirabella fa parte di una coalizione che è quella lì attualmente ancora che sta governando la città, quindi non hanno fatto una scelta, ma sappiamo benissimo che essendo loro di forte connotazione di sinistra potranno trovare, ecco, nella nostra coalizione chiaramente braccia aperte, un'accoglienza unica, perché sarebbe diciamo
la fisiologica unione di gruppi che dovrebbero stare insieme. In questo progetto di assessorati, di collaboratori, di stretti collaboratori, potrebbe trovare, usiamo il condizionale, no? Anche perché per non essere un po', potrebbe trovare posto anche l'ex assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici, no? Viviana Pitrolo. Guardi, Viviana è un membro di Start Cicli in primis, quindi per carità non si mettono e non si pongono limiti a nessuno. È chiaro, ripeto, che stiamo lavorando su un progetto che abbia un ampio spettro di possibilità, quindi non richiuderci solo ed esclusivamente nell'ambito di Start Cicli o del Partito Socialista o di Italia Viva in questo momento, ma andare a guardare anche oltre. Che molto spesso, guardi, si pensa che se viene qualcuno da fuori non conosce il territorio, invece avere possibilmente qualcuno che ha un occhio diverso dal nostro ci può aprire l'orizzonte a cose che magari noi non vediamo, ma questo non significa che l'ex assessore Pitrolo non potrebbe essere parte della squadra, per carità, al momento non mettiamo limiti a nessuna provvidenza. Certo, i giovani vengono guardati in modo particolare, lo si capisce da quel ciclo di iniziative che fate rivolgendovi ai giovani e questo giro appunto che fate in città incontrando direttamente nei luoghi di ritrovo i giovani, quanto sono importanti per Start Cicli, per tutta la coalizione i giovani. De Maio, e chiudiamo. Guardi, questo spazio. Importantissimi, le dirò di più, questa iniziativa è nata dai giovani, perché non era nei nostri programmi, ci è stato chiesto, perché tanti ragazzi che addirittura si stanno candidando, perché vedrete nelle nostre liste ci saranno giovani e giovanissimi addirittura, hanno chiesto questo momento di confronto, hanno chiesto che qualcuno li ascolti, che qualcuno porti avanti le istanze. Purtroppo, seppur ci definiamo giovani, ormai siamo tutti quarantenni, noi quindi diciamo siamo ormai sgoccioli di quelli che vengono definiti giovani, quindi dobbiamo fare il passo successivo, ecco. E quindi dobbiamo ascoltarli, dobbiamo portare avanti le istanze, dobbiamo dare prospettiva ai giovani di Cicli. La prospettiva è quella di rimanere a Cicli, di trovare il proprio ruolo in questa comunità, di trovare lavoro, di poter realizzare quello per cui hanno studiato, magari fuori, per poi riportarlo a Cicli. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, ma già da tempo, perché con i giovani questo gruppo sta lavorando da un bel po'. E ripeto, la per i giovani nasce proprio su richiesta dei giovani ed è la cosa, penso, più bella che poteva capitarci. Beh, siamo arrivati alle fasi conclusive di questo spazio. Ringraziamo ancora Danilo De Maio per essere stato stasera a parlare a sostegno della candidatura di Caterina Ricotti. Grazie alle prossime occasioni che certamente non mancheranno. Con grazie e buonasera a tutti.